semplicemente ricordare che queste non sono solo cerimonie, fanno parte, sono l'ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, ingresso trionfale che poi si concluderà con la passione e morte. Allora dicevo, questo evento, cari fratelli e sorelle, non è una cosa che è la nostra vita. Questo evento, non ne parliamo della Pasqua. E allora teniamoci a queste cose e trasmettetele, trasmettiamole a quelli che vengono, ai vostri figli. Se fanno parte della nostra vita queste realtà, questi eventi, vuol dire che noi non ne possiamo fare assolutamente a meno. Vangelo, mettendo per strada, sulla strada, rami di palma, di ulivo e i loro mantelli, perché il Signore passasse ed entrasse, diciamo, in ciascuno di loro. Speriamo che entri in ciascuno di noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Affinché con tutta la Chiesa è il popolo di Dio, diciamo l'umanità, meglio, possiamo essere introdotti al mistero pasquale del nostro Signore Gesù Cristo in Gerusalemme. Seguiamo perciò il Signore, facendo, avremo tutti parte, fare da qui. Comunque noi chiediamo questo dono al Signore. O Dio onnipotente ed eterno, benedici questi rami d'olivo, le palme, e concedi a noi, i tuoi fedeli, che accompagniamo esultanti il Cristo nostro Re e Signore, di giungere, concedi a noi di giungere alla Gerusalemme del cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.